non le viene più dalla testa. Penso dunque. No, 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 no. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video qui in Lavo 1926 che vi parla e siamo tornati in questo mio nuovissimo video, in questo mio nuovissimo e quarto episodio della serie Caffè, Amici e Serie A. Sì ragazzi, la rubrica che tanto vi piace e che vi parla delle partite del weekend di Serie A. Diciamo analizziamo in qualche modo, secondo il mio parere, quelle che sono le partite che si sono svolte per quanto riguarda questa giornata tra sabato alle 3 e domenica alle 20:45. Allora, la prima partita, ragazzi, vediamo il Napoli Benevento, non ve l'ho analizzato perché ho fatto un commento a parte. La prima partita è Crotone Inter, ragazzi, l'Inter vince. E vince non con facilità, vince in modo diciamo scaltro, riesce a vincere sul finale con due gol, alla fine vince 0-2 sul campo del Crotone all'uscita, però diciamo che fino all'ottantesimo il Crotone se l'era giocata, addirittura avendo addirittura qualche occasione. L'Inter alla fine la riesce a sbloccare, prima con Skriniar, poi con Perisic, diciamo che continua con questo filotto di vittorie l'Inter, che domenica prossima, cioè attenzione, non domenica prossima, bensì martedì, affronterà il Bologna al Dallara. L'Inter che si porta in testa alla classifica, non segna Mauro Icardi. Fiorentina-Bologna, ragazzi, la Fiorentina vince una partita molto importante, una partita che non ho visto perché stavo personalmente facendo una partita di calcetto, però per me una vittoria molto importante quella della Fiorentina sul Bologna, perché stiamo parlando comunque di una squadra, la Fiorentina, che aveva iniziato molto male con due sconfitte di fila e adesso sembra che si stia riprendendo. Un 2-1 che diciamo al Bologna, per il Bologna diciamo che comunque ci può stare, perché la squadra di Donatoni aveva 4 punti, mentre la Fiorentina doveva assolutamente vincere, ha vinto e si è portata a 6 punti, ragazzi. Ha segnato anche Federico Chiesa, e Fiorentina che dovrà affrontare nella prossima giornata un difficilissimo match contro la Juventus a Torino. Per quanto riguarda la partita delle 20:45 di sabato, c'è stata Roma-Verona. Allora, ragazzi, Roma-Verona è stata una partita totalmente dominata dai giallorossi. Il Verona, a mio modesto parere, è una squadra che soprattutto da quando c'è stato il fatto di Cassano, secondo me c'è stata una scossa negativa nell'ambiente veronese. E infatti il Verona è praticamente relegato nelle zone basse della classifica con solo un punto, una rete fatta e 11 subite. Diciamo che è penultima in classifica e praticamente si ritrova in una posizione molto molto negativa. Io penso che il Verona debba cercare di rimediare almeno a gennaio con qualche innesto, perché sennò così la vedo dura, nonostante la squadra sia abbastanza forte per rimanere in Serie A. Secondo me qualche errore è stato anche di Pecchia, perché Pazzini che non parte dall'inizio, insomma ci sono state parecchie polemiche. Per quanto riguarda la Roma, ragazzi, la Roma è forte, ha vinto questa partita in modo molto agevole, 3-0, doppietta di Dzeko. L'altro gol, se non mi sbaglio, è stato di El Shaarawy, Nainggolan. E alla fine la Roma vince agevolmente 3-0. C'è ben poco da dire su questa partita. La Roma che mercoledì alle 18 dovrà affrontare al Vigorito il Benevento, e speriamo che il Benevento riesca a fermare la Roma e a fare finalmente il suo primo punto. Poi ragazzi, la prima partita della domenica è stata Sassuolo-Juventus. Io stavo sullo stadio, quindi anche questa non l'ho vista. L'ho sentito un po' per cronaca, un po' su YouTube, in streaming. E diciamo che la Juventus, ragazzi, ha vinto questa partita, e mi sembrava quasi un allenamento. Il solito Berardi che non gioca, la Juve che diciamo gestisce la partita al meglio, strepitoso Dybala che fa addirittura un'altra tripletta, si porta a 8 reti ed è in questo momento il maggior cannoniere della stagione di Serie A.
con 8 reti in 4 giornate, la media di 2 reti a partita. Juve che rimane agganciata al primo posto, ragazzi. Juve che vince agevolmente. L'ho visto un poco su YouTube, mi pare una partita di allenamento per la Juventus. Sassuolo che alla fine fa un gol con Politano. Con Politano però alla fine non riesce ad agguantare il pareggio, perché poi la Juve segna un altro gol. Sassuolo che assolutamente deve fare qualcosa, perché anche il Sassuolo si ritrova in una posizione di classifica non proprio felicissima, a solo un punto, così come, come il Verona. Juventus che dovrà affrontare nella prossima settimana, martedì, mercoledì prossimo, la Fiorentina in casa. Poi abbiamo alle 3, le partite delle 3, abbiamo Milan-Udinese. Ragazzi, Milan-Udinese, una partita che il queste, ragazzi, la maggior parte non le ho viste. Infatti, più che un commento, diciamo, della partita, come vi feci, come vi faccio tutte le giornate, stavolta sarà un poco meno tecnico, diciamo, il commento, perché praticamente non ho visto nessuna, a parte il Napoli, a parte Crotone-Inter che stava alle 3, e a parte Genoa-Lazio che stava un po' con la Juve, ma per il resto ho visto poi solo Genoa-Lazio. Quindi questi sono solo commenti, solamente, diciamo, del mio parere sulla partita. Milan-Udinese 2-1, ho visto gli highlights. Il Milan continua a vincere, però non con la facilità che ci si aspettava. Milan che si porta in questo momento al quinto posto, 9 punti, con 8 gol fatti e 6 gol subiti. Pesa molto la sconfitta contro la Lazio. Milan che comunque continua a vincere, stavolta vince in casa dell'Udinese. L'Udinese ci ha provato, ma ragazzi, io ve l'ho detto, l'Udinese è una squadra che non mi convince, è a 3 punti, ha fatto una sola vittoria in questo momento, è in pericolo, diciamo, però ci sono altri più in guai, direi. Però in realtà l'Udinese si deve stare molto attenta, perché secondo me è una candidata a retrocedere, quindi attenzione all'Udinese. Napoli-Benevento 6-0, già l'abbiamo commentata. Spal-Cagliari 0-2, ragazzi, mi aspettavo di più dalla Spal. Cagliari che vince, Cagliari che con uno strepitoso Giova Pedro, che fa un gol bellissimo, ragazzi. Giova Pedro veramente molto in forma in queste giornate, riesce a vincere una partita secondo me molto complicata per il Cagliari, a Ferrara. La Spal che si ferma dopo le prime due giornate in cui ha fatto molto, molto bene, le altre due Si è un attimino fermata, la prima contro l'Inter, adesso però in casa contro il Cagliari. Io mi aspettavo almeno un pareggio, invece alla fine sono rimasto sorpreso, perché il Cagliari ha vinto addirittura 2-0, lasciando anche la propria rete bianca praticamente il Cagliari, quindi non ha subito nemmeno gol. Importante per la squadra sarda, che momentaneamente si porta a 6 punti, stessi punti della Fiorentina, quindi diciamo che il Cagliari in questo momento sta abbastanza tranquillo, ma comunque è una squadra che a mio modesto parere non rischia la retrocessione, perché lì davanti ha molti giocatori importanti, e lì dietro ha un Cragno che ho visto qualche parata, veramente mi ha convinto moltissimo. Altra e ultima partita delle 15, Torino-Sampdoria 2-2, partita molto emozionante, segna Zapata, fa l'assist Strinic, quindi c'è molto Napoli, c'è molto azzurro in questo Torino-Sampdoria, due squadre che stanno facendo molto molto bene in questo inizio di campionato, e io credo che entrambe possano puntare a un posto in Europa se ce la mettono tutta. Era praticamente uno scontro diretto per l'Europa League questo. Alla fine finisce con un 2-2 che praticamente più che altro si risolve nel primo tempo, più che in parte totalmente si risolve nel primo tempo. La Sampdoria subito la sblocca con Zapata al primo minuto, poi dal tredicesimo al quindicesimo il Torino segna due gol, al 34esimo pareggia con Iarella, ragazzi. Torino e Sampdoria che si trovano, una al sesto il Torino e l'altra al settimo posto la Sampdoria, rispettivamente è a 8 e 7 punti, quindi anche sopra la Roma, sopra la Fiorentina, quindi stiamo parlando, ragazzi, di squadre che comunque sono competitive nonostante siano solamente le prime 4 giornate. Detto questo, c'è la partita delle 6,
Chievo-Atalanta, anche questa non vista perché stavo tornando dallo stadio. Chievo-Atalanta che finisce 1-1, ragazzi, vi posso solo dire che forse l'Atalanta ha fatto, cioè che forse il Chievo poteva fare anche di più. L'Atalanta ha fatto tantissimo perché non solo ha vinto 3-0 contro l'Everton in Europa League, stanca, senza il Papu che è entrato nel secondo tempo decisivo anche per me al Fantacalcio, alla fine è riuscita a pareggiare una partita importantissima, e Atalanta che si porta all'undicesimo posto con 4 punti. Atalanta che ancora non è tranquilla, che deve fare ancora dei punti, per tanti punti, per riuscire a portarsi in zone tranquille e puntare almeno all'Europa League, che secondo me quest'anno per l'Atalanta sarà molto difficile. Atalanta che dovrà affrontare nel prossimo turno il Crotone in casa, quindi sembra una partita agevole per la squadra di Gasperini. Vediamo come andrà a fine. Ultima partita, ma non ultima come bellezza, è stata Genoa-Lazio, terminata 2-3. Ragazzi, una partita veramente mostruosa. La Lazio che la sblocca con Bastos al 13° minuto. Poi che cosa succede? Pareggia Pellegrini, ragazzi, il Genoa fa un cambio verso il 30° minuto. Esce, non mi ricordo come si chiama, Centurion, che praticamente il Genoa stava giocando col falso 9. Entra Pellegrini, che è una punta. Ragazzi, Pellegrini spacca tutto. Ragazzi, Pellegrini ha la mia stessa età, a 16 anni, e per me è un mostro, è veramente un attaccante fortissimo. Al 57° pareggia i conti, poi Immobile al 70°, di nuovo Pellegrini al 73° su assist di Zukanovic, e Immobile alla fine fa prevalere la sua forza e la forza della Lazio all'82° quando segna il gol del 2-3. Diciamo che vittoria molto importante per la Lazio, che si porta a 10 punti. E Lazio che, ricordiamo, dovrà giocare contro il Napoli. Ragazzi, partita molto molto difficile per il Napoli a Roma contro la Lazio. Speriamo che i nostri azzurri, il Napoli riesca in qualche modo a vincere una partita molto 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 difficile. Detto questo, ragazzi, io chiudo qui questo video. Lo so che è venuto molto lungo, lo so che forse vi siete scocciati, ma lo sapete, i post partita di tutte le partite sono molto lunghi. Anche gli altri youtuber, ho confermato guardando i loro video, di questi post partita sono lunghi, 11, 12, 15 minuti, quindi mi conforta il fatto che anch'io li faccio lunghi. Detto questo, ragazzi, io chiudo qui questo video. Lasciate almeno 7 like sotto questo video per vedere il prossimo episodio di Caffè Amici Serie A. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di Partenopei Gamer e al canale di Totos, perché ci tengo. Appunto, lasciate un bel like sotto questo video, lasciate un commento qui sotto per farmi sapere che cosa ne pensate, e noi ci vediamo a un prossimo video.